Allora, benvenuti a questo seminario con Vanessa Mazzoni, su un tema molto molto impegnativo che ha scritto la storia delle idee del Novecento, no? Nella sua preintroduzione ha fatto riferimento a vari autori, cominciando da che scrive la letteratura di Sartre, però io non faccio oggi la presentazione. Do molto volentieri la parola al segretario generale Fiorinda Livigni, che ha curato questo ciclo, e sarà lei a presentare il professore. Prego, Fiorinda. Buonasera, mi sentite? Sì. Benissimo, grazie. Innanzitutto, buonasera e benvenuto a Guido Mazzoni, che ringrazio moltissimo per la sua partecipazione e per la disponibilità. Benvenuti a tutti i partecipanti in presenza e online. Io sono particolarmente lieta questa sera, se è uno dei seminari, diciamo così, a cui io, cioè, ho guardato con grande desiderio, come dire, bene non desiderare troppo, perché poi succedono cose strane che non ti permettono di partecipare, però diciamo così che il succo ci sarà lo stesso, perché potrò ascoltare Guido Mazzoni questa sera. Guido Mazzoni è una personalità rilevante nell'ambito degli studi letterari in Italia. Lo è per diverse ragioni, a mio avviso. Sappiamo che è, non vorrei sbagliare, credo che si tratti ordinario di critica letteraria e letterature comparate a Siena, non so se ho detto bene, e ha un profilo internazionale, avendo insegnato, avendo sia studiato che insegnato in diverse università in tutto il mondo. Ma diciamo così, la sua caratteristica, forse più interessante per noi questa sera, è il fatto di essere al tempo stesso uno studioso di letteratura, un critico letterario e un poeta, quindi qualcuno che non si è limitato ad osservare, analizzare e mettere sul tavolo della dissezione le opere degli altri, ma si è esposto in prima persona attraverso la poesia con risultati molto rilevanti. E infine, Guido Mazzoni è una persona che ha sviluppato un progetto, dei progetti importanti di intervento nel dibattito culturale, quindi di quella che potremmo chiamare una politica culturale. Lo ha fatto, per esempio, attraverso la fondazione del blog, Le parole e le cose. Non so se esistono, forse blog non è proprio il termine giusto, comunque ve lo passatemelo così, diciamo così. Se delle tante cose che si potrebbero dire della sua opera, che a parte, dicevo, le opere di poesia, ma insomma ci sono saggi importanti sulla teoria del romanzo, sulla poesia, a parte queste opere e un saggio. C'è anche un saggio importante in cui ad essere analizzata è la, come dire, la temperatura psichica delle masse in qualche modo nell'epoca contemporanea. Diciamo, da tutto questo insieme di scritti si può arrivare a trarre forse una delle cifre che si può arrivare a trarre è la seguente, cioè Guido Mazzoni si confronta fino in fondo con quello che è lo spirito del tempo, detto in maniera molto, molto semplificata, e lo fa, secondo me, a un duplice livello. Quando parliamo di letteratura, si sofferma in particolare ad analizzare della letteratura il suo essere calata nell'ambivalenza del moderno, cioè nel suo aver superato in qualche modo di collocarsi in un'epoca in cui si è superato una società patriarcale segnata, diciamo così, dalla repressione, per arrivare ad una condizione nel quale tutto questo superamento si è pagato con la perdita di coesione sociale, l'allentamento dei legami intrapsichici,
un individualismo, diciamo così, senza confini. E ciò che porta Mazzoni, se non sbaglio, mi correggerà, ad attribuire, e questo ci tenevo a dire, ad attribuire alla letteratura un posto particolare, un ruolo particolare, quello di lavorare su queste perdite. Cioè la letteratura contemporanea, alla fine di uno sviluppo lunghissimo, arriva ad assumere questo ruolo di lavorare sul lato oscuro della vita sociale. Questo, diciamo, è uno dei punti uno degli approcci possibili alla riflessione di Guido Mazzoni, che d'altra parte recupera alla riflessione, questa volta sulla letteratura, il suo essere collocata in una contraddizione, quella che è tra la quella che sta tra la sussiste fra la società, tra la democratizzazione della cultura, proprio della società di massa, con i suoi guadagni e i suoi costi, e una cultura che di per sé stessa, di sua natura, è una cultura che dovrebbe essere elitaria, vorrebbe essere elitaria, per trovare un posto e vivere questa contraddizione e trovare un posto alla comunicazione di contenuti alti, di contenuti diversi, che però, diciamo così, siano aperti a tutti. Perché dico questo? E adesso mi scuso di aver preso così tanto tempo e do la parola. Voglio dire questo perché questa cifra mi sembra che avvicini moltissimo l'approccio di Guido Mazzoni a quello che noi in istituto cerchiamo di fare, cioè non rinunciare alla profondità, all'altezza dei contenuti, ma non rinunciare neppure al fatto di uscire dalla Torre d'Avorio. Quindi io lo ringrazio moltissimo, non parlerò più, scusatemi di tutto questo tempo che ho preso e prego, grazie ancora. Ringrazio Fiorinda Livigni per questa generosissima introduzione e ringrazio molto l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per l'invito. È un piacere e un onore essere qui in un'istituzione come questa, in una sede, in un palazzo come questo, verrebbe voglia di dire, per tutto quello che l'istituzione e il palazzo hanno significato e significano. Il titolo di questo ciclo di seminari è Letteratura, tre definizioni. E per spiegarlo prendo in prestito l'incipit di un libro di cui parleremo spesso in queste conversazioni, cioè Finzione edizione di Gérard Genette. Genette all'inizio di Finzione edizione scrive qualcosa come se non avessi avuto paura del ridicolo, avrei intitolato questo libro Che cos'è la letteratura? Ecco. Questo seminario, nel suo piccolo, ha lo stesso problema che Genette si poneva all'inizio di Finzione edizione. La domanda al centro delle cose che diremo e su cui rifletteremo insieme è che cos'è la letteratura? Solo che cos'è la letteratura è diventata nel clima culturale dei nostri tempi una domanda che molto difficilmente si può porre in modo frontale. Fra gli anni 40 e gli anni 70 del secolo scorso, invece, la domanda che cos'è la letteratura, una formula come teoria della letteratura, era d'uso comune. Molti libri di cui parleremo sono usciti portando in copertina questo titolo o qualcosa che assomigliava a questo titolo. Poi il clima culturale è cambiato e queste domande essenzialistiche, frontali, su oggetti intellettuali ampi sono diventate indicibili. Cercheremo di riflettere anche sull'effetto di indicibile o di ridicolo che questa domanda oggi si porta con sé. Il seminario è diviso in tre parti. La prima parte è noiosissima e sarà di semantica storica. Cercheremo di ripercorrere la storia della parola letteratura e dei suoi usi, cercando di vedere se in questa storia, in questi usi, c'è una logica, c'è una ratio. La seconda parte è genealogica e ripercorre i momenti nei quali la cosa chiamata poesia dalla cultura antica e dalla cultura classicistica e modernamente letteratura, che nella Grecia antica, come sapete, rappresentava tutto
tutto, comunque gran parte del sapere trasmesso, questa cosa a un certo momento è stata definita. Cioè, etimologicamente ha trovato un confine, e ha trovato un confine perché altre discipline, altri saperi, altre forme di conoscenza sono entrate nel campo del dicibile, nel campo della cultura trasmessa, e hanno limitato, confinato lo spazio della letteratura, rendendo possibile anche una riflessione sulla cosa che la letteratura rappresentava e che all'epoca ancora non era detta letteratura, era detta poesia. La terza parte è puramente teorica, o se preferite filosofica, e si chiede quale immagine del mondo, se ce n'è una, è implicita nella cosa che chiamiamo letteratura e perché questa immagine del mondo ci interessa o ci interessa ancora. Ma per arrivare a questa parte filosofica bisogna attraversare l'arido territorio della semantica storica. Che cos'è la letteratura? O meglio, che cosa è stata la letteratura? Che cosa questa parola ha significato nel corso del tempo? Nel corso del tempo la parola letteratura ha significato per lo più tre cose. Prima di vederle chiedo se a casa vedono lo schermo condiviso. Sì? Bene. Dicevo, la parola letteratura ha significato per lo più tre cose. La prima emerge nella cultura latina del primo secolo avanti Cristo. Letteratura, insieme a littera o littere, indicava il corpus della cultura scritta, l'insieme della cultura scritta e, per estensione metonimica, la tecnica usata per produrla. È un uso attestato già in Cicerone e, secondo Mario Vittorino, in Varrone. Oggi quest'uso sopravvive quando, per indicare la bibliografia intorno a un certo argomento, si parla di letteratura scientifica, letteratura musicale, letteratura medica, eccetera. Un secolo dopo Cicerone e Varrone, Quintiliano, nell'Institutio Oratoria, scrive che letteratura è la traduzione latina, dando questa formula per conosciuta, per scontata, come una cosa ovvia, è la traduzione latina del greco tecne grammatiche. È la disciplina, la letteratura, la tecne grammatiche, che in linea di principio dovrebbe occuparsi dei fondamenti dell'istruzione linguistica e precedere l'insegnamento della retorica, anche se Quintiliano dice ormai le due cose si sono sovrapposte e mescolate in un modo peraltro che Quintiliano disapprova. Dunque, tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, letteratura significa questo: l'insieme della cultura tendenzialmente scritta e la tecnica di base necessaria per produrla. Per elementari slittamenti metonimici, letteratura, littere, significano anche, oltre alla capacità di leggere e scrivere, significano l'erudizione, la cultura, tutto quello che serve per diventare literatus. Molto interessante poi osservare che per quella fluttuazione in distinzione tra il campo della parola scritta e il campo della parola orale, che è tipico delle culture antiche, letteratura e eloquenza sono, tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo e anche dopo, sostanzialmente termini indistinguibili. Quello che si applica alla cosa chiamata letteratura si applica anche all'eloquenza. Quello che va bene per la letteratura va bene anche per l'eloquenza. E questo è molto interessante se si pensa che littera, da un punto di vista etimologico, farebbe riferimento al segno scritto. Dunque c'è subito un cambiamento di significato che è conseguenza dell'indistinzione tra scritto e orale, tipica delle culture antiche. In una seconda accezione più ristretta, coeva la prima, quindi attestata anch'essa già nel primo secolo avanti Cristo e poi nel primo secolo dopo Cristo, letteratura designa il corpus dei testi scritti e non solo, che si segnalano per qualità,
come succede quando si comincia a separare dalla generalità delle scritture un gruppo scelto di opere che vengono considerate con una sorta di maiuscola ideale, letteratura in senso enfatico, per indicare l'auctoritas, il valore aggiunto di cui sarebbero portatrici. Come sapete, auctoritas, auctor, vengono da augeo, l'auctor è colui che, colei, che aggiunge qualcosa al testo scritto. Nella cultura antica i produttori di letteratura, in questa accezione enfatica più ristretta, erano tre gruppi di figure intellettuali: i poeti, gli oratori e gli storici. Questa cosa è detta esplicitamente in Varrone, cioè nell'unico frammento del De Lingua Latina nel quale, tramandatoci, nel quale si parla di letteratura. Si dice che la letteratura è quella cosa prodotta dai poeti, dagli oratori e dagli storici, ed è senso comune in questo periodo. Dunque, nella seconda accezione, i produttori di letteratura in senso enfatico, i produttori di letteratura come quella cosa scritta che ha un valore particolare, ha un valore maggiore rispetto alla generalità delle scritture, perché portatrice di un significato culturale ulteriore, i produttori di questa cosa sono i poeti, gli oratori e gli storici. Queste due accezioni transitano dalla cultura latina alle culture volgari europee. Esempi scelti a caso per mostrare la pervasività di questi due significati e la loro estensione di lunga durata e in spazi geografici nazionali diversi. La prima accezione della parola letteratura la troviamo nel convivio, la troviamo all'inizio del Cinquecento in Henry Bradshaw, In the Life of Some Werbra of Chester, e la troviamo in Bossuet nel 1666. Tre letterature nazionali diverse, in tre momenti storici diversi. Il significato di letteratura come erudizione, come cultura generale, come estensione di tecniche grammatiche da un lato e come indicatore di tutta la cultura scritta, è diffuso e attestato in questo modo. Nel secondo significato, nel significato più ristretto, letteratura come produzione scritta eminente, dotata di un valore peculiare, di un valore aggiunto peculiare, questa seconda accezione la troviamo in cavalca, cioè circa 25 anni, 30 anni dopo il convivio, e la troviamo nel stesso Sermon di Bossuet, nel quale letteratura è usata in senso ampio per indicare la generalità delle scritture. Dunque, questi due significati hanno una lunga durata e una lunga attestazione. Il terzo significato è quello che ci interessa di più, perché è quello propriamente moderno. La letteratura come scrittura, soprattutto come scrittura di invenzione e di confessione, cioè equivalente moderno di ciò che la cultura classicistica greca e prima ancora la cultura antica chiamava poesia. Questa terza accezione, che è poi quella che ancora oggi è prevalente, questa terza accezione emerge, comincia a farsi strada nella seconda metà del Seicento. A partire dal 1680, nella cultura francese, littérature e lettres finiscono per indicare sempre più spesso un corpus di testi contrapposto ad un altro insieme che prende il nome di science. A partire dal 1680 nella cultura francese emerge l'antitesi lettres-science, discipline in senso lato umanistiche contro discipline in senso lato scientifiche. Primo campo associato alla bellezza e al piacere, il secondo campo associato allo studio, all'esattezza e alla fatica. A partire da quel momento, lettres e littérature si specializzano. Sempre più raramente vengono usate per indicare l'erudizione
la conoscenza della grammatica, la cultura generale e sempre più spesso vengono associate alla bellezza. Questo si verifica soprattutto grazie alla diffusione nella seconda metà del Seicento di una formula che gira già a partire dagli anni 20 del Seicento in Francia, la formula belle lettre. La formula belle lettre sostituisce a poco la formula bonne lettre, che era la traduzione francese di bonne littere, espressione umanistica che indicava l'insieme della cultura letteraria sottolineandone il valore morale. Ebbene, alla fine del Seicento questa formula emersa intorno al 1620 si diffonde, diventa di uso comune e sostituisce bonne lettres, le belle lettere sostituiscono le buone lettere, con il sottinteso che le belle lettere sono tali sempre di più a causa del loro legame col campo chiamato poesia e sempre di meno a causa del loro legame con l'eloquenza e con la storia. Questo passaggio diventa particolarmente visibile nel corso del Settecento. Un'opera da questo punto di vista molto interessante è il Cours de Belles Lettres di Charbatteau, che esce in una prima edizione nel corso degli anni 40 e in una seconda edizione nel 1753. La prima edizione si intitolava Cours de Belles Lettres, la seconda edizione si intitola Cours de Belles Lettres ou Principes de la Littérature, a significare che Belles Lettres aveva un sinonimo, littérature, che a poco nel corso del Settecento diventa dominante. Belles Lettres e littérature sono sinonimi, ma sempre più spesso si usa littérature e si dimentica Belles Lettres. Dunque, da bonne lettres, da buone lettere, si passa a belle lettere. Da belle lettere si passa lentamente a letteratura. Ma nell'opera di Batteux c'è un altro elemento molto importante. Nel Cours de Belles Lettres, au principe de la littérature, il nucleo della cosa chiamata letteratura è nettamente la poesia. L'eloquenza e la storia finiscono in un territorio che è ancora letterario, ma è periferico. Il centro della letteratura, il centro delle belle lettere è la poesia nel senso antico e classicistico del termine, cioè epica o narrativa, drammatica e quella cosa che a partire dalla seconda metà del Cinquecento comincia ad essere chiamata poesia lirica. Ad ogni modo il centro della letteratura è la letteratura di invenzione, l'eloquenza e la storia che nella cultura latina erano a pieno titolo parte della cosa chiamata letteratura, adesso ne sono ancora parte, ma come socio di minoranza, come soci di minoranza. Il nucleo, il centro, è sempre più nettamente la letteratura di invenzione. Questo è uno slittamento decisivo, fondamentale, è quello che comincia a dare forma all'idea moderna e contemporanea di letteratura. Questo spostamento che emerge con grande chiarezza nella letteratura francese è però diffuso in tutte le grandi letterature europee coeve. Nella letteratura italiana, per esempio, abbiamo un caso di studio particolarmente significativo, quello dell'idea della poesia alemanna che Aurelio De Giorgi Bertola fa uscire nel 1779 e poi ripubblica pochi anni dopo, nel 1784, col titolo cambiato. L'idea della poesia alemanna diventa l'idea della bella letteratura alemanna. Bertola cambia il titolo perché aggiunge un capitolo nel quale non si parla soltanto di poesia in senso lato, cioè di letteratura di invenzione, ma si parla anche di eloquenza, di storiografia e di riviste. Dunque, avendo incluso questi testi, il titolo viene cambiato da poesia a bella letteratura. E tuttavia, il 90% di quest'opera, l'estensione di quest'opera, rimane dedicata alla poesia.
rimane dedicata alla letteratura di invenzione. Poesia non significa ciò che è scritto in versi, ben inteso, significa letteratura di invenzione. La letteratura narrativa non scritta in versi era a pieno titolo poesia, secondo la definizione antica e classicistica del termine poesia. Dunque, letteratura per Bertola ha un significato leggermente più ampio di poesia, e tuttavia il nucleo della letteratura è chiaramente la poesia. Se si scrive un'opera intitolata Idea della bella letteratura alemanna, si dà per scontato che il centro di quest'opera sia comunque la letteratura di invenzione. Eloquenza e storia sono, ci sono, ne fanno parte, ma sono in una posizione periferica. Quello che si osserva nel Settecento è un cambiamento dei rapporti di forza tra poeti, oratori e storiografi per quanto riguarda la definizione della letteratura. La letteratura nel corso del Settecento è sempre più quella cosa che è scritta dagli autori di invenzione e di confessione, sempre meno quella cosa che è scritta dagli, o detta dagli oratori e dagli storici. Letteratura assume questa terza accezione del termine all'interno di una metamorfosi più ampia del sistema delle arti occidentali. Una metamorfosi che ha luogo nel corso del Settecento, quando le arti dette belle, cioè poesia, pittura, scultura, musica, con l'architettura in una posizione ambigua, si separano dalle arti dette meccaniche o applicate, e nasce quella distinzione tra arti maggiori e arti minori che proprio Batteux rende sistematica ne Les Beaux-Arts réduits en même principe, che poi viene resa relativamente popolare, quanto poteva essere popolare una costruzione intellettuale in un'epoca in cui la maggioranza della popolazione vivente era analfabeta, viene resa, dicevo, popolare in questo senso dall'Encyclopédie, arriva alla critica del giudizio e diventa il fondamento dell'estetica romantica. Esistono le arti maggiori e le arti minori, esistono le arti pure, esistono le arti applicate. Ecco. Nello stesso periodo si comincia a verificare un altro fenomeno, cioè il prestigio del paradigma scientifico, il prestigio dell'idea scientifica di conoscenza, così come si configura in epoca moderna, comincia a stingere sulle discipline dette umanistiche, e una serie di scritture e di generi che un tempo finivano a pieno titolo nel territorio dell'eloquenza cominciano a essere ridefiniti in senso scientifico. Si guarda non più alla qualità della scrittura. Il fatto che queste opere siano scritte in un modo eloquente, con una bella scrittura, diventa del tutto secondario. Quello che è principale nella loro definizione è la loro esattezza documentaria o l'efficacia della loro argomentazione. È quello che accade quando nel corso dell'Ottocento la storiografia si ridefinisce secondo i metodi della filologia e secondo i metodi dell'antiquaria, smettendo di essere progressivamente opus oratorium maxime e ambendo a diventare scienza. È quello che succede quando nel corso dell'Ottocento un gruppo di discipline che un tempo finivano nell'eloquenza, o delle opere come, mettiamo, Il Principe di Machiavelli, o le opere di Galileo, alcune opere di Galileo, o le opere di Vico, professore di retorica ed eloquenza a Napoli, come sapete, queste opere che un tempo erano parte della grande famiglia dell'eloquenza vengono ridefinite sulla base di un mutamento di paradigma che porta nel corso dell'Ottocento alla nascita di quelle discipline che nella cultura inglese vengono chiamate social sciences, nella cultura francese vengono chiamate sciences humaines, nella cultura tedesca vengono chiamate Geisteswissenschaften e nella cultura italiana vengono chiamate ora scienze umane, ora scienze sociali.
quando ciò si verifica, quello che un tempo stava nel dominio dell'eloquenza e aveva come caratteristica quella di essere scritto in un certo modo, in un modo eloquente, viene ridefinito sulla base dell'esattezza documentaria, della capacità argomentativa, della coerenza interna, della logica del discorso, e viene accostato al dominio delle scienze, ritenendo la eloquenza un elemento del tutto secondario. Quando ciò si verifica, la letteratura, a maggior ragione, tende a coincidere sempre di più con quelle scritture di invenzione e di confessione, visto che l'eloquenza e la storiografia si stanno ridefinendo in senso scientifico, e agli storiografi e agli cosiddetti scienziati sociali, come cominciano a essere chiamati nel corso dell'Ottocento, la scrittura, per loro la scrittura, comincia a diventare un tratto sempre più secondario. Molto interessante da questo punto di vista sono le lezioni di estetica di Hegel, che risalgono agli anni 20, sono poi pubblicate da Otto nel corso degli anni 30 dell'Ottocento, e nelle lezioni di estetica Hegel mette la storiografia e l'oratoria al confine della letteratura, perché dice queste discipline hanno degli obblighi scientifici e pratici, hanno degli imperativi, devono rispondere a degli imperativi scientifici e pratici che impediscono loro di stare pienamente nel territorio delle arti. Sta nascendo una terza idea della letteratura che vede la scrittura di invenzione al centro, e quello che un tempo era l'eloquenza e la storia come opus oratorium maxime spostate in posizione periferica. La storia della letteratura italiana, la letteratura italiana, ha da questo punto di vista un caso di studio molto interessante, perché in Italia, a un secolo più o meno di distanza l'una dall'altra, escono due opere che portano lo stesso titolo e che sono molto diverse tra loro e nelle quali si riflette il senso di questo cambiamento. Queste due opere si intitolano Storia della letteratura italiana e sono quelle di Tiraboschi, pubblicata in più volumi tra il 1772 e il 1782, e quella di De Sanctis, che esce tra il 1870 e il 1871. Queste due opere sono divise da alcune differenze molto significative. Una esteriore, che cito per curiosità storico-culturale, è che per Tiraboschi l'Italia è un'espressione geografica, cioè la storia della letteratura italiana di Tiraboschi raccoglie tutte le opere scritte sul suolo italiano, ma non importa che siano scritte in italiano, nella lingua nazionale. La storia della letteratura italiana di Tiraboschi comincia con gli Etruschi e con gli abitatori della Magna Grecia. Per De Sanctis invece la letteratura italiana è la letteratura scritta nella lingua nazionale. Al di là di questa distinzione, per quanto concerne il nostro discorso, l'elemento distintivo importante tra queste due opere è che per Tiraboschi la letteratura ha ancora il primo e il secondo significato del termine, cioè letteratura è l'insieme della cultura scritta con particolare riguardo per le opere di poeti, oratori e storici, ma in generale tutte le opere scritte che abbiano avuto un effetto culturale meritano di finire nella sua storia della letteratura italiana, nella quale troviamo opere di poesia, di storia, di eloquenza, come ci aspetteremmo, di filosofia, ma anche opere di scienze naturali, di matematica, di astronomia. Per De Sanctis invece la letteratura è quella che si definisce modernamente. La letteratura è il terzo significato del termine. La letteratura è innanzitutto scrittura di invenzione. Se noi apriamo la storia della letteratura italiana di De Sanctis, vediamo che l'80% dello spazio è dedicato a Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Tasso e compagnia. E tuttavia, nella storia della letteratura italiana di De Sanctis continuiamo a trovare Machiavelli, e non perché è un poeta,
troviamo Guicciardini, Bruno, Campanella, Galileo, Paruta, Sarpi, Muratori, Vico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il terzo significato della parola letteratura è ormai prevalente, ma questo terzo significato non oblitera totalmente la presenza di storici e opere di eloquenza in senso lato dalla storia della letteratura italiana. Vuol dire semplicemente che i mutamenti di paradigma sono lenti e anche in questo caso De Sanctis, pur aderendo nettamente al terzo significato della parola letteratura, non abolisce il secondo. Questa stessa modo di procedere, cioè mettere al centro la letteratura, la scrittura d'invenzione, ma non abolire, non espellere completamente le opere di eloquenza e di storiografia dal dominio della letteratura, lo troviamo rappresentato molto ampiamente nel corso dell'Ottocento. Pochi anni prima che De Sanctis pubblicasse la sua storia della letteratura italiana, Renan aveva raccolto alcuni suoi saggi in un libro intitolato Question contemporaine, nel quale aveva incluso uno scritto di qualche anno prima intitolato Les études savantes en Allemagne. E in questo studio Renan scrive che littérature è il sinonimo moderno di ciò che un tempo si chiamava les ouvrages de l'esprit. E les ouvrages de l'esprit sono opere di immaginazione, ma anche filologia, erudizione, storiografia. Stessa cosa la si riscontrava sei decenni prima in De la littérature di Madame de Stael. Al centro c'è la letteratura di immaginazione, la letteratura di invenzione, ma troviamo anche la filosofia, l'eloquenza, eccetera. Oppure, in un capitolo delle Memorie d'Oltretombra di Chateaubriand, opera composita, stratificata, piena di generi sovrapposti, a un certo momento Chateaubriand si abbandona ad una digressione sulla letteratura inglese contemporanea e comincia parlando degli storici della generazione precedente alla sua, per poi arrivare ai poeti, ai romanzieri, eccetera. Però comincia dagli storici. Quindi, anche nel terzo significato del termine, storiografia ed eloquenza non vengono totalmente espulse dal dominio della letteratura, bensì mantenute in una posizione periferica. Questa definizione di letteratura è ancora quella prevalente oggi. Ancora oggi, se voi aprite una storia della letteratura italiana, di quelle che si usano nelle scuole secondarie e superiori, troverete una maggioranza di poeti, poetesse, narratori, narratrici, eccetera, ma continuerete a trovare Machiavelli, Guicciardini, Vico, eccetera. Molto interessante che negli ultimi 50 anni le prime due accezioni del termine letteratura stiano riemergendo e stiano riemergendo non solo nell'ambito degli studi. Pensate alla ridefinizione degli studi di letteratura nel momento in cui i cultural studies diventano una disciplina dominante, come succede in molti dipartimenti un tempo di letteratura dell'anglosfera, dipartimenti nei quali fino a 50 anni fa si insegnava per lo più letteratura nel terzo senso del termine e nei quali adesso si insegnano testi molteplici, variegati, e la letteratura nel terzo senso del termine si trova in una posizione sempre più marginale. Ma questa rinascita del significato di letteratura nel primo e nel secondo senso del termine la si trova anche, si comincia a trovare anche in delle storie della letteratura. Per esempio, una storia della letteratura di cui si è molto parlato all'interno proprio dell'anglosfera, quindi al centro dello spazio culturale occidentale, è quella pubblicata nel 2009 da Grail Marcus e Werner Solers, A New Literary History of America, pubblicata da Harvard University Press.
In questa New Literary History of America troviamo di tutto. Questo è un brano dell'introduzione nel quale i due autori espongono la loro idea di letteratura. Si tratta, scrivono, di una storia ampiamente culturale, una storia dell'America in cui per letteratura si intende non solo ciò che è scritto, ma anche ciò che è espresso, ciò che è inventato in qualsiasi forma. L'attenzione è rivolta all'intera gamma di tutte quelle cose che sono state create in America, o per l'America, o a causa dell'America: poesie, romanzi, opere teatrali, saggi, ma anche mappe, storie e diari di viaggio, sermoni e trattati religiosi, discorsi pubblici e lettere private, polemiche politiche, dibattiti, decisioni della Corte Suprema, storie e critiche letterarie, canzoni popolari, riviste, spettacoli teatrali, blues, filosofia, dipinti e monumenti, jazz, monumenti ai caduti, musei, club del libro, fotografie, fumetti, libri a fumetti, musica country, film, radio, rock and roll, cartoni animati, musical, hip hop, made in America. La New Literary History of America contiene non soltanto capitoli dedicati a poesie, romanzi, opere teatrali, eccetera, ma contiene un capitolo sulla dichiarazione di indipendenza, un capitolo su Yankee Doodle, un capitolo sull'inno nazionale americano, sulla democrazia in America di Tocqueville, sui discorsi di Kennedy, su un discorso di Obama, su Chuck Berry, su Gola Profonda. I due autori, Marcus e Sollers, prendono atto e al tempo stesso consacrano un nuovo allargamento dei confini della parola letteratura, un allargamento dei confini che riporta il termine al primo e al secondo significato. Letteratura non ha più al proprio centro le opere di invenzione necessariamente, ma letteratura torna a designare il corpus della cultura scritta, dotata magari di un valore eminente, di un valore simbolico, di un valore che fa sì che quel testo meriti un capitolo di approfondimento. Ecco, questa è probabilmente l'avanguardia di un processo futuro. È possibile che tra 50 anni la letteratura sia di nuovo questo e si torni al primo o al secondo significato del termine. Che cosa ce lo dice? Ce lo dice, per esempio, il fatto che i dipartimenti di letteratura sono sempre più scavati dall'interno dai cultural studies. I cultural studies sono oggi quello che negli anni 60 è quella disciplina accademicamente fallita, che è la semiotica, che era stata la semiotica. Oggi la semiotica è una disciplina recessiva. I cultural studies sono invece una disciplina emergente. Chi vede lo stato degli studi letterari dall'ottica americana, per esempio, vede quanto questo processo sia avanzato. Dunque è possibile che la terza accezione della parola letteratura sia destinata a lasciare l'egemonia alla prima e alla seconda accezione redivive. Tuttavia, in questo momento non è ancora così, si può dire. In questo momento, perlomeno in Europa, l'accezione prevalente egemone della parola letteratura è ancora la terza. A questo punto, la domanda che vorrei porre, la domanda che dovremmo porci, la prima domanda autenticamente filosofica cui dovremmo tentare di rispondere è: che cosa tiene insieme questo campo? Che cosa tiene insieme la letteratura nell'accezione oggi prevalente del termine? Che cosa tiene insieme la letteratura nella sua terza accezione del termine? E prima ancora, c'è qualcosa che la tiene insieme? Oppure il significato della parola è soltanto il suo uso? E una volta esaurita la semantica storica, abbiamo risposto al problema. Tra gli anni 40 e gli anni 70 del secolo scorso era molto comune porsi questa domanda. Tra il 1947 e il 1973 escono diverse opere che
affrontano in modo frontale e assertivo la questione. Ne ho citate alcune, quelle più conosciute in ambito italiano, per l'influenza che hanno avuto. Che cos'è la letteratura di Sartre? La teoria della letteratura di Welleck e Warren, un'opera che in Italia non è stata recepita subito, ma che ha avuto effetto soprattutto negli ultimi 20 anni. In Francia invece è stata tradotta e ha avuto un notevole effetto, cioè Die Logik der Dichtung di Goethe, della studiosa tedesca Goethe Hamburger, tradotto in italiano qualche anno fa come La logica della letteratura. L'antologia di testi dei formalisti russi, curata da Todorov, a cui si deve la riscoperta del formalismo russo a metà degli anni 60 e l'enorme influenza che il formalismo ha avuto sul strutturalismo francese di quel periodo, quella raccolta di saggi si intitolava Teoria della letteratura, era pubblicata da Seuil e fu tradotta quasi in tempo reale da Einaudi, e poi la teoria freudiana della letteratura di Francesco Orlando, probabilmente il maggior teorico della letteratura italiano della seconda metà del Novecento, nonché il teorico di quella stagione culturale, gli anni 60 e gli anni 70, che ha avuto più seguito e una vita postuma più duratura. Questa domanda era dunque molto comune, poi si è smesso di porla. All'interno di questo gruppo di testi ve ne sono alcuni strettamente legati tra loro. In particolare è stata dominante nel corso del Novecento una tradizione critica che aveva nel tentativo di rispondere alla domanda che cos'è la letteratura uno dei suoi punti di forza e uno dei suoi obiettivi principali. Questa tradizione era quella, la genealogia che di studi che comincia col formalismo russo e degli anni 10 e degli anni 20 e arriva allo strutturalismo degli anni 60 e degli anni 70. Ciò che tiene insieme formalismo russo e strutturalismo di quella stagione è l'idea che si possa e si debba studiare la letteratura a partire dallo studio della lingua, perché la letteratura è un fenomeno della lingua ed esiste negli usi umani della lingua, esistono delle pratiche, delle modalità, delle maniere che sono esclusivamente letterarie. Esiste, in altre parole, una quiditas della letteratura iscritta nella lingua, quella quiditas che Roman Jakobson, chiamava nei suoi saggi degli anni 20 Literaturnost, che Todorov traduceva letterarietà, literarité, e che in italiano si è tradotto letterarietà o specifico letterario. Esisteva una quiditas della letteratura iscritta nella lingua e su questa quiditas si poteva ragionare. La letteratura aveva un'essenza. Questa illusione, questo filone di studi, questa illusione è stata molto forte nel corso del Novecento e ha determinato un'ampia ramificazione di saggi e di studi. La domanda che dobbiamo porci è: esiste questa quiditas? La letteratura ha un nucleo, ha un'essenza? Questo progetto critico dei formalisti e degli strutturalisti è ancora vivo, ha ancora senso? Che ne è? Per rispondere a questa domanda partiremo dal libro che l'ha posta per l'ultima volta, in modo frontale. Libro scritto da un erede autorevole di quella stagione, cioè da Gérard Genette. All'inizio degli anni 90, nel 1991, Genette, dopo la fine di quella stagione critica, che entra in crisi nel corso degli anni 70, entra in crisi perché lo strutturalismo è stato mangiato dall'interno, distrutto dall'interno dal post-strutturalismo, che funzionava secondo una logica filosofica completamente opposta. Ecco, Genette
Dopo, contemplando, diciamo, le macerie di un campo di studi, all'inizio degli anni 90 si pone di nuovo la domanda che cos'è la letteratura, in un'opera intitolata Finzione e dizione. Finzione e dizione. Vedremo poi il significato di questi termini. All'interno di questa opera recupera un testo che con il formalismo e lo strutturalismo non aveva legami culturali diretti, ma che si era posto, secondo un'altra genealogia intellettuale, un altro ramo della riflessione storica, critica e filosofica, si era posto la stessa domanda. Questo testo è Die Logik der Dichtung, la logica della letteratura, nella traduzione italiana, di Goethe Hamburger. Hamburger è una fenomenologa di formazione, una filosofa e fenomenologa di formazione. Non passa dal formalismo russo, ma condivide col formalismo russo e con lo strutturalismo l'idea che il fondamento della letteratura stia nella lingua e che la letteratura designi innanzitutto un certo modo di usare la lingua che ha un fondamento in giochi linguistici separati che solo la letteratura gioca, di cui solo la letteratura si serve. Dunque l'ipotesi è la stessa da cui partiva la teoria della letterarietà di Jacobson, la specifico letterario, o secondo la riformulazione dello stesso Jacobson all'inizio degli anni 60, la funzione poetica del linguaggio, nel saggio Closing Statements, Linguistics and Poetics, che esce nel 1960, Jacobson aveva riformulato la teoria dello specifico letterario, distinguendo, le sei funzioni del linguaggio, a suo modo di vedere, e una di queste funzioni era la funzione poetica, cioè il linguaggio usato per portare l'attenzione sul linguaggio medesimo, sulla forma che gli enunciati linguistici hanno. Nel momento in cui si fa questo, si sta facendo letteratura. Ecco. Dunque, questa ipotesi, cioè la letteratura ha una quiddita, ha un'essenza, e questa essenza coincide con certi usi del linguaggio, certi giochi linguistici, usando una terminologia che non appartiene né al formalismo russo, né allo strutturalismo, né a Goethe Hamburger, ma come sapete appartiene a Wittgenstein, certi giochi linguistici li usa solo la letteratura. Ecco, questa ipotesi regge? La si può ancora predicare? All'interno della sterminata distesa della semantica storica, che la semantica storica dispiega, gli usi della parola letteratura, si può trovare un fondamento, un nucleo, qualcosa a cui attaccarsi, un principio, un elemento ricorrente nella lingua? Ecco. Dunque, si sono fatte le 16:54, io andrei avanti un altro quarto d'ora, se ce la fate, ce la fate? E poi apriamo una discussione. Anche perché adesso dobbiamo parlare di ripercorrere la traiettoria di Finzione e Dizioni di Genet. Genet parte da questa distinzione. Se io pongo la domanda che cos'è la letteratura, posso dare due tipi di risposta. Un tipo di risposta scommette sul fatto che la letteratura abbia un'essenza. Un altro tipo di risposta nega che la letteratura abbia un'essenza e dice è letteratura tutto quello che viene visto come letteratura, viene posto in un luogo sociale all'interno del quale tutto quello che vi entra, comunque, qualunque sia la sua natura, è letteratura. Si danno, secondo Genet, in altre parole, due tipi di risposta o due tipi di regime della letteratura, un regime costitutivo, come lo chiama lui, o essenzialista, e un regime condizionale. Secondo la concezione essenzialista o costitutiva, la letteratura ha un'essenza iscritta nel linguaggio. Secondo il regime condizionale, la domanda da porsi non è che cosa è la letteratura, ma quando è letteratura. Perché
per citare la famosa formula di Nelson Goodman, when is art? Il problema non è what is art, ma when is art? Cioè, se tu prendi questo bicchiere e lo metti in un museo e dici questa è un'opera d'arte, quello immediatamente viene visto come un'opera d'arte. Per la letteratura potrebbe valere la stessa cosa, cioè se un enunciato qualsiasi è messo, esce in una collana di narrativa o di poesia, questo enunciato qualsiasi, facciamo l'esempio della poesia che è pertinente, diciamo, se un poeta che, una poetessa che credono nell'objet trouvé, nel ready-made, prendono un testo qualsiasi, lo mettono in un libro che esce in una collana di poesia, ecco, quello è poesia. Ora, Genette comincia a costruire l'ipotesi, a ripercorrere l'ipotesi costitutiva essenzialista e dice che il primo testo nel quale si è posto in modo essenzialista il problema della definizione di letteratura, questo testo è la Poetica di Aristotele. Aristotele è il primo essenzialista della letteratura, perché è il primo che dà una definizione di un modo di costruire il testo che è costitutivamente letterario. In questo Genette segue e cita Hamburg, segue e cita la lettura della Poetica di Aristotele che troviamo in Goethe Hamburg, che è una lettura molto libera. Hamburg dice: Aristotele comincia ponendosi un problema. Che cosa fa del linguaggio uno strumento di poiesis, di creazione, e non semplicemente uno strumento d'uso quotidiano? Ora, se voi leggete, come molti di voi hanno sicuramente fatto, la Poetica di Aristotele, non trovate traccia di una distinzione così posta e così netta. È una interpretazione filosofica molto libera che Hamburg dà di Aristotele. Tuttavia, è vero che Aristotele si interroga sullo specifico della poesia e comincia col dire che lo specifico della poesia non è il metro. Ricordate, capitolo primo della Poetica: poeta è colui, non è, il poeta non si definisce in nome del metro. Anche Empedocle ha scritto in versi, ma Empedocle non è un poeta come lo è Omero. Empedocle è uno studioso della natura, non è un vero poeta. Perché lo specifico della poesia, dice Aristotele, non è il metro, ma è la mimesis. E la mimesis è la capacità di narrare una storia, ma non una storia qualsiasi, ma una storia costruita in un certo modo, in modo che il racconto che ne viene fuori possa funzionare da modello dell'agire umano. Non ogni racconto è vera mimesis, ma è vera mimesis soltanto quel racconto che costruisce ciò che Aristotele chiama myzos, cioè una storia concatenata in una certa maniera, con un inizio, un centro e una fine, e che non sia casuale e contingente, capitolo 9 della Poetica, come quella raccontata dallo storico, ma abbia tratti di verisimiglianza e necessità. Hamburg e Genette traducono il nesso mimesis myzos con finzione, e questa è una mossa molto molto discutibile. L'essenza nella loro lettura di Aristotele della poesia, così come Aristotele la ricostruisce, sarebbe la costruzione di un racconto di finzione. Il racconto di finzione è quella cosa che solo la letteratura può fare. Perché solo la letteratura può farla? Qui interviene Hamburger, che Genette riprende, che dice: perché dalla letteratura intesa come racconto di finzione noi accettiamo dei giochi linguistici che non accetteremmo mai nel mondo pratico da un enunciato linguistico qualsiasi. Non accetteremmo mai che un enunciato linguistico quotidiano, pragmatico o teoretico, per esempio, ci mostrasse quello che succede nella interiorità di una persona diversa da noi, come fa il narratore in terza persona di un racconto finzionale. Noi siamo abituati a che
un narratore di un racconto finzionale in terza persona ci dica che cosa sta pensando il personaggio X o il personaggio Y, trattandolo, dice Hamburg, non come un oggetto di analisi, ma come un soggetto, come una io-origine, dice Goethe Hamburg. Noi ci facciamo dire dal racconto di finzione in terza persona delle frasi, degli enunciati, che appena li sentiamo nella vita vera, diciamo, questo non è un enunciato pragmatico, questa è letteratura, perché nella vita vera non si potrebbe entrare nella soggettività di una terza persona pensando che l'interlocutore possa accettare la rottura di questa barriera. La racconto in terza persona, finzionale in terza persona, non fa solo questo. Per esempio usa i deittici in modo strano, perché usa i deittici in modo tale da considerare la terza persona come un'origine, come un epicentro di senso che non viene osservato come un oggetto, ma viene dotato di una soggettività. La narrazione in terza persona è piena di quelle che una studiosa che ha imparato molto da Goethe Hamburg, che si chiama Anne Banfield, chiamava le unspeakable sentences, cioè nei romanzi o nei racconti in terza persona noi troviamo delle formule che non accetteremmo nella vita vera. Troviamo per esempio il discorso indiretto libero, che è il tipico segno linguistico della letteratura, perché nella vita reale noi non useremmo mai un discorso indiretto libero. Ecco, questi giochi linguistici sono per Hamburger e per Genet propri solo della letteratura. Li innestano su Aristotele. Aristotele non era arrivato a questo, è una lettura, diciamo, estesa e molto libera della poetica di Aristotele, che però porta Genet sulla scorta di Hamburger a dire che il primo mattone del regime essenzialista della letteratura è la finzione, il racconto di finzione in terza persona, quella cosa che in Aristotele era il nesso, mimesis, mirtus. Dice Genet, questa idea che la letteratura sia racconto di finzione non ha resistito al peso di ciò che escludeva. E questo lo dice anche Hamburger. Qui Genet sta continuando a seguire Hamburger. Che cosa escludeva questa concezione? Escludeva, dice Hamburger, ripresa da Genet, escludeva ciò che nel campo della letteratura comincia a emergere quando si forma e si impone la nozione moderna di poesia lirica. Ora, la nozione moderna di poesia lirica è un'invenzione cinquecentesca. Prima la parola lirica aveva un altro significato. A partire dalla seconda metà del Cinquecento, lirica viene a significare il dominio di quelle poesie nelle quali un io prende la parola e enuncia dei contenuti che vogliono essere personali in uno stile fortemente caratterizzato, fortemente idiosincratico. Uno stile che vuole essere personale. Questa concezione emerge nella seconda metà del Cinquecento e si afferma nel corso del Romanticismo. Prima non esiste e tra Cinquecento e Settecento è fortemente contestata. Col Romanticismo si impone. Perché questa concezione si afferma? Per due ragioni. Primo perché è coeva al momento in cui il campo della poesia, intesa come scrittura di invenzione, viene tripartito in epica, drammatica e appunto lirica. L'epica essendo la narrativa, non importa se in versi o in prosa, la drammatica essendo il teatro, la lirica essendo, raggruppando in sé tutto quel territorio vasto di scrittura in cui c'è un tizio, una tizia che dice io, e che nella cultura antica finivano in tanti sottogeneri separati: l'ode, gli epodi,
le elegie, distici elegiaci, la satira, eccetera. Tutte queste cose non avevano un unico contenitore. A partire dalla seconda metà del Cinquecento cominciano ad avercelo. Perché cominciano ad avercelo? Perché la letteratura all'epoca dominante in Europa, la letteratura italiana, iperclassicista, letteratura che consacra per prima l'autorità di Aristotele, riscopre la poetica di Aristotele, lo trasforma in un testo di riferimento, in una pietra di paragone della bontà normativa dei testi che si scrivono, quella letteratura egemone e iperclassicista ha un enorme problema. Ha riscoperto in generale la tradizione antica, in particolare l'autorità della poetica di Aristotele come fondamento dell'idea di poesia, mescolata con l'autorità di Orazio in una fusione che ha forti elementi di creatività ermeneutica, diciamo. La letteratura italiana ha un'altra auctoritas, che è Petrarca. Petrarca, modello assoluto della letteratura italiana. Il problema è che il canzoniere di Petrarca è molto difficile da interpretare in termini di mezzos. Aristotele dice il poeta imita persone che agiscono. Si può dire che Petrarca imiti persone che agiscono? No. Aristotele dice nella poetica il poeta non deve parlare in prima persona, capitolo 24. C'è qualcuno che parla solo in prima persona nel canone della letteratura italiana? Sì, Petrarca. Quindi i letterati italiani hanno un enorme problema. Come lo risolvono? Lo risolvono con una grande invenzione ermeneutica. Questa invenzione è l'idea che Petrarca rimanga imitatore, ma non imitatore di persone che agiscono, come dice Aristotele, ma imitatore di affetti, di concetti dell'animo, di pensieri e passioni. Cioè, nella poetica di Aristotele è chiarissimo che l'imitazione è imitazione dell'azione che si svolge nello spazio pubblico. E i letterati italiani della seconda metà del Cinquecento, cioè Minturno, Tasso, Segni, Viperano, Torelli, Guarini, eccetera, è un discorso di gruppo, è un concetto che transita tra molti teorici, questi teorici fanno dire ad Aristotele una cosa che Aristotele non ha mai detto, conservano il concetto di mimesis ma lo applicano alla vita interiore. La cultura del romanticismo, dopo che per due secoli questo concetto, questa nuova idea, questa invenzione ermeneutica italiana circola in tutta Europa ed è fortemente contrastato, la cultura preromantica e romantica questa idea la sostiene, la riprende, la priva dell'elemento mimetico, non parla più di mimesis degli affetti dell'animo, mimesis dei concetti, mimesis della vita interiore, parla dell'autoespressione del soggetto. La poesia lirica è il luogo dove l'io esprime se stesso. Dunque la poesia lirica è quel luogo nel quale una persona dice io ed esprime se stesso nei contenuti e nella forma. Genette, che pure ha scritto un'opera fondamentale per la comprensione di questo processo, l'introduzione all'architesto, di questo processo all'altezza di finzione e dizione tiene solo l'elemento formale, cioè la poesia lirica è quel genere che interpreta la letteratura come autoespressione del soggetto, e a Genette non interessa tanto il contenuto di questa autoespressione, interessa soprattutto la forma, cioè la poesia lirica diventa quel genere che agisce sulla forma in modo da renderla fortemente soggettiva, fortemente idiosincratica, fortemente estraniata, a tal punto che la poesia del simbolismo francese arriverà a teorizzare esplicitamente la nullità dei contenuti, il fatto che la poesia non importa di cosa parli, l'importante è la musica che genera, la forma che costruisce a partire da questa nullità del contenuto. È attraverso la poesia lirica, dice Genette, che emerge l'idea che la letteratura non sia soltanto racconto di finzione, mimesis e mutus, ma sia anche stile, o come dice Genette, dizione. Finzione e dizione.
La letteratura è costruzione di racconto di finzione più un lavoro sulla forma del linguaggio che rende visibile la forma dell'enunciato in quanto forma. L'enunciato linguistico non diventa medium che vuole essere trasparente, che vuole scansarsi e lasciarci arrivare al contenuto, ma si mette di mezzo e dice: devi guardare me, sono io il centro del tuo interesse. Non che cosa si dice, ma come lo si dice. Questa cosa, questo passaggio di questo slittamento paradigmatico, per Genette sarebbe un portato della poesia lirica, romantica, ma soprattutto simbolista. Ed è dal simbolismo, dalla tradizione simbolista, secondo Genette, che i formalisti russi avrebbero tratto l'idea di una funzione poetica del linguaggio, cioè che Jacobson avrebbe tratto l'idea di letterarietà e poi di funzione poetica del linguaggio, cioè di una di un enunciato che non dice, che non vuole dire quello che dice, perché non gli importa niente del contenuto, vuole solo far vedere come è fatto. Finzione, edizione. Genette a questo punto si pone un ulteriore problema e si dice a se stesso: la somma di finzione e dizione copre tutti i racconti, i racconti in prima persona essendo un caso particolare dei racconti in terza persona, secondo Hamburger e Genette, e copre la letteratura in quanto stile. E tuttavia, si chiede Genette, perché nella letteratura continuiamo a inserire saggi, opere di storia e autobiografie? E a questo punto ha un terzo giro argomentativo. Questo terzo giro argomentativo è il seguente: esiste nella nostra concezione moderna di letteratura una estensione, la possibilità di estendere a tutti i testi quell'attenzione per la forma che è emerso per la prima volta grazie alla poesia lirica, in particolare grazie alla poesia del simbolismo. Ecco, nel corso del Novecento la nostra cultura ha imparato a estendere quell'attenzione per la forma ad ogni elemento del discorso e a ogni tipo di testo. Noi abbiamo imparato a leggere i testi per come sono fatti, abbiamo cominciato a osservare gli enunciati in ragione della loro forma. Prova ne sia, dice Genette, che il testo con cui Jacobson enuncia che cos'è la funzione poetica del linguaggio non è una poesia, ma è lo slogan della campagna di Eisenhower. Il saggio di Jacobson esce nel 1960, quindi prende un materiale che Freud direbbe diurno, cioè un materiale della storia che ha sotto gli occhi, e questo slogan è I like Ike. Il soprannome di Eisenhower era Ike, I like Ike, gioco sulle parole, lingua che mostra se stessa, che mostra la sua struttura, mostra il proprio essere forma. Gioco con le parole. Ecco, la cultura novecentesca si sarebbe familiarizzata con questo uso della dizione che, secondo Genette, un tempo era patrimonio della poesia, adesso è diventato patrimonio della comunicazione diffusa. Secondo questa concezione, ogni enunciato linguistico che è guardato, osservato, considerato per come scritto, può diventare letteratura. E questa è la concezione condizionale. Il Novecento si è abituato a considerare letteratura qualunque cosa, perché si è abituato a considerare gli enunciati linguistici dal lato della forma sempre. La comunicazione diffusa ci ha abituato a questo. E questo è il percorso di Genette. Genette conclude dicendo: qual è la caratteristica comune al regime essenzialista e al regime condizionale? Che cosa hanno in comune queste nozioni di letteratura? Genette dice, riprendendo in questo Jacobson e Todorov, che l'elemento comune è quella che lui chiama l'intransitività, cioè la dizione parla dell'aver forma del linguaggio, parla del linguaggio in quanto linguaggio avente forma,
e la finzione, a suo modo di vedere, idea che oggi è immediatamente contestabile, ma che negli anni 60 era doxa. Il racconto parla di se stesso, parla dei suoi meccanismi, parla di come è fatto, parla della propria struttura interna. Jeannette, appunto, formatosi negli anni 50, 60 e 70, è ancora in questo fedele ad una concezione, potremmo dire, hulipienne della letteratura, quella stessa che nel nostro contesto letterario nazionale troviamo, per esempio, rappresentata alla fine degli anni 70 in un libro come Se una notte d'inverno un viaggiatore di Calvino, cioè il racconto che parla di se stesso, del suo proprio meccanismo. Ecco, Jeannette, fedele all'idea della funzione poetica del linguaggio, fedele all'idea di letterarietà, sostiene che l'elemento comune alla letteratura è la sua intransitività, la letteratura parla di se stessa. Questa è la sua ricostruzione, che tiene dentro anche Goethe Hamburger. Domani vedremo quali critiche si possono muovere, storiche e teoriche, a questa ricostruzione e cercheremo, a partire da una base simile, di sviluppare un'idea alternativa. Oggi però abbiamo visto sia la semantica storica della parola letteratura, sia i due tentativi più autorevoli di rispondere in modo essenzialista, almeno all'inizio, alla domanda che cos'è la letteratura. Ecco. Adesso possiamo passare al dibattito. Grazie, professor Mazzoni, di questa ampia lezione in cui ha dimostrato che la semantica storica può essere anche presentata come una grande storia delle lettere, storia delle idee. Mi limito a dire che ho apprezzato molto come lei è riuscito a ricostruire la funzione che Käthe Hamburg ha avuto. È un'autrice che non è sconosciuta nei paesi di lingua tedesca, ma per molti anni è stata veramente trascurata, e questo mi sembra una giusta ricostruzione della funzione che lei veramente ha avuto in questo discorso. Allora, apriamo il dibattito. Come sempre vi chiedo di venire qua al tavolo, di usare questo microfono, in modo che anche coloro che si sono collegati possano sentirvi. Prego, chi vuole intervenire? Prego, prego. Ho varie domande, ma cercherò di essere molto breve e puntuale. Allora, la prima riguarda De Sanctis, la storia della letteratura italiana, cioè mi chiedo se davvero la terza eccezione sia quella che occupi il campo, il centro dell'attenzione di De Sanctis, cioè se sia egemone nella terza accezione, e se non sia invece casuale il fatto che i personaggi della storia della coscienza nazionale, che è la letteratura italiana, siano stati per lo più poeti nel senso della finzione. Ma solo casualmente, perché poi il capitolo sulla nuova scienza, di fatto essendo in posizione apicale, cioè proprio al termine della storia, che è il penultimo capitolo, in realtà lascerebbe pensare che in realtà Bruno, Campanella, Galileo siano esattamente sullo stesso piano di Dante, e che è solo un caso che quella coscienza nazionale sia depositata inizialmente nei poeti, ma poi più avanti, soprattutto nella fase di decadenza politica e spirituale più grave, si sia depositata negli scienziati.
che nei filosofi. Quindi questo è il primo dubbio, insomma, eccetera. Poi una domanda sull'idea di letterarietà di Jacobson. Innanzitutto, se intende poi parlarci domani del rapporto che c'è tra il concetto di letterarietà di Jacobson e quello di figuralità di Orlando, se è una cosa su cui parleremo domani o se è già possibile anticipare qualcosa oggi, e se in realtà il concetto di letterarietà e di funzione poetica del linguaggio alla fine non vada verso l'accreditamento definitivo dell'eloquenza come matrice unica del letterario, perché poi l'eloquenza è appunto, cioè, lo scatto per cui il linguaggio dal grado zero diventa figurale, insomma. Quindi, terza domanda: se finzione e dizione sono entrambi legati all'intransitività, se poi c'è davvero una differenza tra regime essenzialista e regime condizionale, cioè se quello, il tratto comune è l'intransitività. A me sembra che entrambe queste cose siano all'interno di un regime essenzialista, di fatto. Essenzialmente. Ultima cosa, non sono davvero sicuro che il discorso indiretto libero sia proprio soltanto il racconto di finzione, però questo sarebbe un interessante campo di ricerca sul parlato e sulla fabulazione, diciamo, nel parlato quotidiano. Insomma, questa è l'ultima cosa marginale. Domande molto molto interessanti e davvero pertinenti. Il discorso di De Sanctis, questo è molto, molto interessante, la domanda su De Sanctis, perché in effetti potrebbe essere così. Cioè potrebbe essere un caso che lo spirito della Nuova Italia si sia dato per lo più tra i poeti e poi in un certo momento non siano stati i poeti nei secoli senza poesia, eccetera, non siano stati i poeti e basta a esprimersi, ma siano stati gli scienziati eccetera. In questo senso si può leggere, volendo, in De Sanctis anche una difesa del dominio dell'eloquenza, forse più accentuata di come sembra a me. È una lettura assolutamente possibile. È interessante che in uno dei riferimenti di De Sanctis, cioè in Hegel, invece il confine sia tracciato nettamente. Cioè, nell'estetica di Hegel, anni 20 dell'Ottocento, poi anni 30 nel momento in cui le lezioni vengono raccolte, pubblicate, sono il testo su cui di solito si lavora, per lo più oggi, anche se avete dedicato un seminario alla questione filologica dell'estetica di Hegel poco tempo fa. E, ecco, in Hegel la distinzione è netta, cioè Hegel dice l'eloquenza ha a che fare, si pone degli scopi pratici, la storiografia si pone degli scopi scientifici che le rendono liminari rispetto al dominio dell'arte pura, e dunque le confina in un territorio. De Sanctis da questo punto di vista è molto più, concede molto di più, giustamente, e poi costruisce da questo punto di vista un paradigma storiografico che poi su cui poi continuiamo a interrogarci e che continuiamo a ripetere, perché poi le nostre circolanti storie della letteratura oggi, quelle che si adoperano comunemente, continuano a mantenere quell'impostazione. Letterarietà, figuralità è esattamente che domani, dopodomani, parleremo di Orlando e parleremo del concetto di figuralità in Orlando, perché è esattamente così. Se si stia tornando alla teoria della dizione eloquente, cioè se alla fine letterarietà e figuralità non siano modi di ricostruire l'eloquenza, è possibile. Sicuramente si sta andando adesso, vedendo appunto quello che succede nella New Literary History of America, quello che succede
che è successo con la semiotica negli anni 60, che succede con i cultural studies oggi, si va sempre di più, si torna sempre di più alla prima e alla seconda accezione della parola letteratura. Nella seconda accezione l'eloquenza sta sullo stesso piano della poesia. E secondo me stiamo andando in quella direzione, in forme molteplici, e forse già la teoria della figuralità è un anticipo di quella idea. Finzione e dizione, c'è davvero un elemento comune. Io sono molto critico sulla teoria di, cioè molto critico, ho molte obiezioni sulla teoria di Genet, che pure è interessantissima e ben condotta e costruita in modo molto chiaro, e domani le esporrò. Dunque non per me il punto centrale della letteratura non è l'intransitività, assolutamente, e domani e dopodomani ne parleremo. Per quanto riguarda il discorso indiretto libero, se ne può discutere. Si può discutere se l'uso comune del linguaggio preveda il discorso indiretto libero. Quello che però è centrale è la cosa seguente. Nel discorso ordinario e nel discorso storiografico, come si costituisce in epoca moderna, quando la storiografia diventa una scienza, cioè quando uno storico, a differenza di Tucidide, non potrebbe mai dare la parola a Napoleone e fargli dire una cosa che non è attestata nei documenti. Nel momento in cui si fa dire a Napoleone, o si fa, peggio ancora, si fa pensare a Napoleone qualcosa che non è attestato nei documenti, lì si sta facendo letteratura. Questo è un confine che, su cui insiste per esempio Dorrit Cohn in The Distinction of Fiction, partendo da Tolstoi. Cioè Tolstoi in Guerra e Pace fa pensare Napoleone e fa dire a Napoleone delle cose che non sono attestate nei documenti, poche, però lo fa pensare molto. Questa cosa non si può fare nel discorso scientifico, di storiografia come scienza, non si può fare, e non si può fare neanche nel discorso ordinario, non perché non lo si faccia, ma perché nel discorso ordinario si fa di tutto, ma nel momento in cui lo si fa, l'altra persona è autorizzata a pensare che si è entrati in una modalità letteratura. Ecco, questo nella distinzione discorso scientifico, discorso letterario, questa cosa è molto netta e riguarda proprio la storiografia. Cioè uno storico non può entrare nella testa delle persone di cui parla, perché gli altri sono opachi. Esiste un confine ontologico tra noi e gli altri. Noi vediamo la nostra vita interna, perlomeno noi abbiamo una nozione della nostra vita interna, confusa quanto si vuole, ma diversa da quella che hanno gli altri. Ovvero, in questa stanza stiamo tutti guardando questo bicchiere da punti di vista diversi, ma il bicchiere è in mezzo, è comune. Se uno di voi viene qua, si siede qua, vedrà il bicchiere più o meno come lo vedo io, ma voi non sapete che cosa succede dentro di me in questo momento, come lo posso sapere io. Non potete diventare me e io non posso diventare voi. Ecco, un narratore in terza persona, attraverso il medium del linguaggio, ha la facoltà di entrare nella testa dei personaggi, e questo è il punto fondamentale di Hamburg, trattandoli come soggetti, come io origini, non come oggetti. Ovvero, se voi foste uno psicanalista o una psicanalista, cerchereste di entrare nella testa della persona che viene da voi, ma il modo in cui mettiamo che stiate scrivendo un caso clinico, il modo col quale esprimereste la vita interiore di Dora, del piccolo Hans, del caso clinico vostro, non potrebbe essere il modo in cui lo esprime Tolstoi.
in cui Tolstoi dice il principe Andrei il giorno della battaglia di Austerlitz pensava questo e quest'altro. Questa è la differenza. Queste sono le unspeakable sentences della narrativa finzionale in terza persona. Io questa cosa continuo a credere, cioè continuo a credere che questa cosa la faccia solo la narrativa in terza persona, anche se non credo a una definizione essenzialista della letteratura. Poi domani ci torniamo. Sì, una domanda brevissima, però il discorso indiretto libero non è esistito sempre, no? Quindi le tecniche e la dizione non è stata sempre la stessa. Allora mi chiedevo appunto qual è il rapporto fra la dizione e i fenomeni della realtà. È un rapporto di isolamento? È un rapporto di diciamo di affrancamento da essi, è un rapporto di opposizione addirittura. Grazie. Domanda di grande consistenza e momento, ci torneremo nei prossimi giorni e si torna al discorso dell'intransitività, cioè di cosa parla la letteratura. Parla di se stessa, ha un rapporto col mondo. Io sono del partito mimetico, sono fortemente credo che la qui anticipo delle cose che saranno dette meglio domani. La letteratura abbia un possesso pertinenziale, non esclusivo, ma una signoria pertinenziale. Usiamo questa metafora che userò, che domani spiegherò meglio, tratta dal diritto privato. Abbia una signoria pertinenziale su alcuni giochi linguistici. Come raccontare una storia. Questo vuol dire che non è solo la letteratura che racconta storie, ma certe storie raccontate in un certo modo le racconta per lo più la letteratura. Ha una signoria pertinenziale sul stile. Benché ogni discorso abbia stile, se voi andate a un ristorante, aprite il menù e lo leggete metricamente, quel menù diventa immediatamente un'altra cosa. Tuttavia la letteratura ha getta un'ombra di possesso su quel modo di usare la lingua. E un'altra cosa che la letteratura fa è si è specializzata nel esprimere in senso etimologico, cioè premere fuori la vita interna delle persone. Non perché altre discipline non lo facciano, ma perché la letteratura vi si è specializzata da lungo tempo. Ecco, la letteratura costruisce un'immagine del mondo fondata su alcuni di questi giochi linguistici e al nucleo, al cuore di questa visione del mondo, ma lo diremo meglio nei prossimi giorni, c'è qualcosa che ha a che fare con ciò che Husserl chiama il mondo della vita o ciò che Strawson chiamava il realismo ingenuo, cioè con un rapporto con la realtà, il mondo, la cosa X che sta là, che attiva delle forme di percezione della realtà antiche, arcaiche, superate e che però non saranno mai superate perché hanno a che fare con il nostro essere nel mondo, il nostro essere nel mondo preriflessivo e assolutamente particolare. E di questo parleremo magari meglio domani o dopodomani. Sì. Volevo chiedere una domanda banale, come mai diciamo, non ha
non è stato inserito, diciamo, nel corpus dei testi Slowski e l'idea dell'arte come procedimento, dove lì, diciamo, è di matrice strutturalista, però in qualche modo sembra essere una teoria della letteratura. Cioè, lo specifico letterario sarebbe, in base a determinati procedimenti, quella di far percepire diversamente la realtà ordinaria, diciamo, o in generale l'esistenza. Grazie, perché quella è una domanda che coglie un punto fondamentale, perché quella è di fatto una teoria dello stile come straniamento. Cioè, l'idea su cui torneremo nei giorni prossimi è che lo stile mostra la vera forma del linguaggio, e il fatto che quando noi diamo forma al mondo attraverso il linguaggio, stiamo costruendo qualcosa che ha un elemento idiosincratico, cioè etimologicamente di sensibilità particolare, di temperamento particolare. Se la doxa è quello che tutti pensano, nello stile, nell'aver stile del linguaggio, c'è qualcosa di paradossale, cioè qualcosa che va contro la doxa. Ciò presuppone che il discorso che tutti dovrebbero condividere, che poi non sarebbe più doxa, a quel punto sarebbe episteme, è il discorso della logica formale. Cioè, stiamo anticipando, insomma, nella mia idea dello stile, l'idea di stile che vedremo nei prossimi giorni è fondata su questo punto. Cioè, nella letteratura noi vediamo la ver forma del linguaggio, il fatto che i nostri enunciati hanno una forma particolare, che è quella e quella forma lì. Particolare non vuol dire individuale, vuol dire di parte. Poi questa parte può essere condivisa da una massa, da una eccetera. Però non è un discorso che va bene per tutti sempre. Dunque c'è un elemento estraniato in ogni stile. Slowski è il teorico di questa forma di straniamento della realtà che passa attraverso la forma. Dunque è un teorico dello stile nell'arte come procedimento. Appunto, una delle cose che dirò nei prossimi giorni ha a che fare con la nascita parallela di una riflessione sullo stile e di quella che verrà chiamata logica formale. Cioè, in Aristotele noi troviamo l'organon, che è un tentativo di riflettere sulle procedure che permettono a tutti di convergere su alcune asserzioni, su alcuni giudizi predicativi, eliminando il più possibile l'elemento di casualità e di idiosincraticità e di particolarità che c'è nel modo di formulare questi sillogismi. Contemporaneamente Aristotele, nel terzo della retorica, è il primo che lascia una teoria estesa dello stile, della lexis, che è fortemente legata alla natura particolare, cioè di parte, del discorso retorico. E queste due nascite parallele mi sembrano molto significative. Da un lato si ha un linguaggio che cerca l'universalità abolendo ogni elemento particolare, cerca di essere universale, da tutti condiviso, eliminando il più possibile ogni elemento particolare. E dall'altra abbiamo una analisi della necessaria natura particolare del linguaggio umano in un contesto pratico, pragmatico. E
in un caso si converge, nell'altro si prolifera. In un caso si cerca l'universale sovrapersonale, nell'altro si esalta la particolarità del linguaggio, come, appunto, come parla un vecchio, come parla un giovane, come parla un uomo di una determinata condizione, come parla un uomo di un'altra condizione, eccetera. Se tra le fonti di Genetta, di finzione e dizione, ci sia Giambattista Vico, perché Vico nel Derazione nel 1708 parte proprio dalla fictio iuris, dall'eloquenza come doctrina moralis civilisque, quindi sicuramente Vico, la fonte di Vico è Aristotele. Però diciamo, tutto il discorso che ho sentito su finzione mi ha ricordato molto da vicino il discorso vichiano del Derazione, siamo nel 1708, quindi è una curiosità se questa letteratura italiana, questo Vico italiano sia arrivato. No, no, non è tra i riferimenti di Genet, ma avrebbe potuto, barra dovuto, esserlo. Comunque no, non è tra i riferimenti. Da casa. Era talmente ampio che magari non ci sono di sì. Grazie professore per la interessantissima lezione. Dunque, la mia è una curiosità che riguarda una assenza, volevo sapere i motivi di questa assenza, e l'assenza sono autori sostanzialmente del Settecento tedesco, in particolare Gottsched, e l'aspro conflitto che Gottsched ha con Breidinger e Bodmer, soprattutto sulla questione riguardante il ruolo della creatività connessa alla facoltà dell'immaginazione. Quindi c'è tutta questa questione della Erfindungskunst, cioè di questa dimensione di attività creativa che nel caso di Gottsched, almeno secondo me, è connessa a un prelievo da un codice esterno alla letteratura e all'attività poetica, cioè quello della moralità sostanzialmente. E qui si pone la questione della mimesis, cioè la letteratura è mimesis della moralità sostanzialmente, ha come proprio oggetto effettivo la moralità, il contenuto morale. E invece nel caso di Breidinger e Bodmer c'è questo primo slittamento, cioè questa autonomia del codice artistico letterario. E poi questa cosa credo, come peraltro se non mi ricordo male, è stata dimostrata o sostenuta in modo convincente da Blumenberg, ha il suo precipitato nella teoria di Baumgarten sostanzialmente, quindi l'idea che la letteratura, l'estetica sia un campo cognitivo e epistemico. Per esempio Breidinger e Bodmer parlano anche di verità dell'immaginazione, chiaramente connessa alla verosimiglianza, quindi volevo avere insomma, un suo parere su questa serie di autori che poi arriveranno fino a Herder, Lessing, Klopstock eccetera. Grazie. Sono appunto questione interessantissima, è campo interessantissimo, ma è esterno rimane esterno a questo discorso che stavamo facendo. Certamente l'emersione di questo orizzonte di discorso rafforza la terza accezione della letteratura, aprendo la riflessione appunto sulla questione dell'immaginazione e del verisimile, del possibile aperto da queste facoltà, però esterno rispetto alla traiettoria fin qui tracciata. Poi magari domani e dopodomani avremo modo di tornare su alcuni di questi problemi. In particolare il nostro sì,
Dunque c'è una domanda. C'è una domanda in chat. Forse. Ecco qua. Ok. Adesso può intervenire, prego. Sì, puoi sentire? Sì. Sì. Ecco, volevo fare due domande. Una che riguarda le teorie che si stanno sviluppando negli Stati Uniti, che mi sembra che facciano un ulteriore passo avanti rispetto alla concezione, alla prima concezione allargata, perché comprendono anche musica, espressioni musicali, espressioni visive. Quindi il tema iniziale, quello della letterarietà in quanto riferentesi comunque a una forma verbale, scritta, orale, questa sia, mi sembra che sia addirittura superato, se ho ben capito. E io personalmente non ritengo che sia utile questo tipo di comportamento, questo tipo di visione, perché risponde a un sentimento dei tempi, insomma, che io non amo molto, ma questo è un fatto personale. Secondo, ho avuto la sensazione nell'esposizione che lei ha fatto di Genette che in lui ci sia anche una sorta di, nel enfatizzare il ruolo del simbolismo, di teleologia nella concezione dell'arte, che poi è tutta funzionale a una sua visione, diciamo, più sostanzialmente formalistica in certo senso. E terzo, Aristotele, io nei miei antichi studi, perché io purtroppo sono molto in là con gli anni, Aristotele si riferiva essenzialmente a due forme, generi, teatro ed epopea, e chiaramente che si prestavano bene alla elaborazione di un concetto come mimesi. E quindi quarta e ultima, ma riferita alla sua breve affermazione di passaggio, l'idea di mime, se è vero che la poesia o la letteratura è mimetica, e questo fa parte di una sua definizione, allora che ne è della categoria invece di realismo? Ha ancora senso parlare di realismo come di una specificità dell'espressione letteraria? Grazie. Grazie. Sono d'accordo con molte delle cose che lei ha detto. È verissimo che le teorie che si stanno sviluppando negli Stati Uniti, oltre a riportare il significato di letteratura alla prima e alla seconda accezione, lo allargano ulteriormente, lo polverizzano. Perché nel momento in cui nella letteratura si include l'inno nazionale degli Stati Uniti, non solo per il testo, ma anche per la musica, o Gola Profonda, si sta dicendo che la letteratura non si definisce più a partire dal suo minimo comune elemento, che è la parola. Ora, non credo che Gola Profonda sia importante per la sua sceneggiatura. Ecco, è chiaro che si sta dicendo che la centralità della parola scritta e parlata è stata oltrepassata. Però questo è ciò che corrisponde non soltanto alla trovata dei due autori, ma a ciò che sta succedendo appunto nell'assetto degli studi di tutta l'anglosfera. Cioè vi è un nettissimo spostamento da quelli che un tempo, cioè 40-50 anni fa, erano studi letterari ai cultural studies, che corrisponde esattamente alla traiettoria di questa New Literary History of America. E su questo potremmo interrogarci a lungo, sia in una prospettiva storica e sociologica, sia in una prospettiva teorica. Io sono ferocemente logocentrico, cioè la letteratura è la più importante delle arti, ma senza discussione. E potremmo su questo argomentare a lungo.
ve la metto lì come affermazione provocatoria e paradossale. È verissimo che Genetta ha una teleologia netta, ha un vistosa orientamento teleologico nella sua ricostruzione, ed è vero che è figlio di quella stagione, anni 60, anni 70, incentrata su un'idea autotelica e formalistica della letteratura, questo lo si vede. Dunque è vero che c'è questo elemento. Aggiungo, la sua ricostruzione è anche fortemente francese, cioè domani vedremo perché, pur usando l'esempio della poesia lirica, che Genet stesso ha storicamente illustrato molto bene in un altro libro, pur usando questo esempio, dimentica per strada qualcosa di molto importante che la poesia lirica fa emergere, che non è solo la dizione. E questo perché nella tradizione francese quell'elemento è meno importante della dizione. Anticipo questo elemento, è la espressione, la premitura fuori della vita interna. Una delle ragioni, anzi la ragione per la quale la poesia lirica fa problema nella teoria neo-aristotelica della seconda metà del Cinquecento è che la poesia lirica, cioè Petrarca, non può essere appunto interpretata in termini di mimesis dell'azione esterna, perché nel canzone di Petrarca è molto difficile dire che i testi raccontano azioni esterne. Quello che si può fare è dire che è mimesis della vita interna, e questa non è cosa da poco, perché innanzitutto non è prevista da Aristotele in alcun modo, anzi sotto certi aspetti, interpretando la lettera, certi passi della poetica, è proprio negato questa cosa. Perché apre un campo, il campo appunto dell'autoespressione del soggetto, che diventerà centrale nell'estetica romantica. E Genet questa cosa non la vede secondo me, innanzitutto perché come tutti noi ragiona a partire da un radicamento, un imprinting in una storia letteraria nazionale. Questa storia è la storia della letteratura francese, nella quale il momento romantico autoespressivo è meno importante nella storia della poesia ottocentesca del momento simbolista. Il terzo punto su Aristotele, certo Aristotele costruisce tutta la cosa chiamata poetica, quella testo stratificato, molto probabilmente appunti di lezioni, incompleto, eccetera, però nella parte che abbiamo è incentrato su teatro e epos. Da questo punto di vista si presta molto bene all'uso che ne fanno Hamburger e Genet, un uso che però è molto libero, per essere generosi, cioè è un'interpretazione molto molto creativa la loro. Per quanto riguarda il discorso surrealismo, questa è una domanda troppo vasta che cui è difficile rispondere rapidamente in questa sede. In generale, secondo me, non si deve porre il problema della mimesis come problema della rappresentazione di una cosa che è già là per tutti, ma come problema di costruzione di modelli di mondo o modelli di essere umano, modello di relazione tra esseri umani. Però appunto anche di questo parleremo meglio domani e dopodomani. Grazie. Prego. Ringrazio la professora Mazzone per la lezione di oggi, a tutti che hanno partecipato anche online, e ci vediamo domani nuovamente alle ore 16. A domani. Grazie.